Apertura ufficiale per la nuova sede dell'ENPAM che da via Torino si è trasferita a Piazza Vittorio. L'ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri dà così nuovo impulso alla riqualificazione dell'Esquilino. A tagliare il nastro il sindaco di Roma Ignazio Marino e il presidente ENPAM Alberto Liveti. Credo che sia un inizio ma anche una continuazione di un impegno che la Fondazione ENPAM, la Fondazione di Previdenza dei Medici e Dentisti Italiani, porta già avanti da tempo nella logica della solidarietà e della valorizzazione delle qualità. Un lavoro, quello della costruzione, che ha portato alla luce anche importanti reperti archeologici, come ci ha spiegato la sovrintendente speciale per i beni archeologici di Roma, Maria Rosaria Barbera. Abbiamo recuperato, inserendoli nelle strutture moderne del rinnovato palazzo dell'ENPAM, tutto quello che rimaneva di monumentale di una delle più belle ville dell'antichità, tra l'altro una villa urbana di proprietà imperiale che sorgeva sui cosiddetti orti lamiani. Quindi ci sembra che abbiamo interpretato e realizzato un grande esperimento di archeologia preventiva e di archeologia urbana, nei tempi, nei modi e nelle finalità.